Ciao a tutte e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'uno. Oggi volevo parlare con voi dei corpi energetici, dei vari corpi energetici che abbiamo, i corpi che noi abbiamo, dicevo. Su questo argomento Ra ci dice che ci può essere un po' di confusione dalle varie fedi spirituali come l'induismo, il buddismo, che possono avere diversi nomi per gli stessi corpi energetici. Quindi, infatti, alla domanda di Don, che chiedeva appunto che nella nostra letteratura esoterica sono elencati numerosi corpi come il fisico, come l'eterico, emozionale, astrale, eccetera. Allora, quanti erano i corpi? E a questa domanda Ra risponde che servirebbero molte, molte sessioni come questa per la correlazione tra i vari corpi e lo studio di ogni effetto dei corpi. Dice Ra che è enorme. Comunque, inizieremo riferendo la nostra mente verso lo spettro dei colori reali, di questa comprensione per affermare cosa? Le varie densità. Nella nostra ottava, e cioè nel nostro universo, abbiamo il numero 7 ripetuto dal macrocosmo al microcosmo in struttura esperienza, e quindi ci aspetteremo solo 7 corpi di base che sarebbero piuttosto chiari, affermandoli come corpo del raggio rosso, eccetera. Quindi andiamo a vedere. Andiamo direttamente al corpo del raggio rosso. Il corpo del raggio rosso è il nostro corpo chimico, comunque non è il corpo che abbiamo come inteso nel fisico. È il materiale non costruito del corpo, il corpo elementare senza forma. Questo materiale di base non formato è importante da comprendere perché si può produrre guarigione con la semplice comprensione degli elementi presenti nel veicolo fisico, pensate. Infatti, due dagli esempi Ra sarebbe la supplementazione minerale e l'uso del magnetismo per la guarigione. Si può anche legare a studi più sottili su come la vibrazione influenzi i vari elementi. Ok? Ora andiamo a vedere il corpo del raggio arancione. Questo è il complesso del corpo fisico, non è il corpo che abitiamo ora, ma è piuttosto il corpo formato senza autoconsapevolezza, il corpo nell'utero prima dell'entrata del complesso spirito-mente. Ok? Questo corpo può vivere senza la presenza dei complessi mente-spirito, ma raramente lo fanno. Ora andiamo a vedere il corpo del raggio giallo e dice, Ra dice che questo è il veicolo fisico che noi abitiamo, che noi abbiamo in questo tempo e di cui facciamo esperienza dei catalizzatori. Questo è il corpo del raggio giallo è il corpo che noi, come dicevo poc'anzi, che abitiamo adesso. Ok? Ora andiamo a vedere il corpo del raggio verde ed è un corpo più leggero, più densamente legato alla vita. È il corpo visto nella seduta quando è pronto, cioè quello che chiamiamo ectoplasma. Alcuni lo chiamano corpo astrale. Altri lo hanno chiamato corpo esterico, ma questo non è corretto nel senso che il corpo esterico è quel corpo che fa da passaggio per l'energia intelligente, okay? Che può così arrivare al complesso mente-corpo-spirito. Okay?
Allora, il corpo del raggio blu o corpo di luce, e a proposito di questo corpo Ra, ci dice che può essere chiamato corpo Devashinik. Ci sono molti altri nomi per questo corpo, specialmente nelle nostre cosiddette sutra indiane o scritture, insomma, in quanto ci sono coloro fra queste persone che hanno esplorato queste regioni e compreso i vari tipi di corpi. Ok? Ci sono molti tipi di corpo in ogni densità, molti come il nostro. Ra dice anche che esiste sempre una certa difficoltà nel penetrare l'energia primaria blu, in quanto quello che le nostre genti, dice lui, hanno è in quantità scarsa e che cosa? L'onestà. Ok, il raggio blu è quello della libera comunicazione col sé e con l'altro sé. Ora andiamo a vedere il corpo del raggio indaco ed è questo ciò che noi scegliamo di chiamare corpo eterico, corpo cancello, possiamo dire, possiamo solo vederlo come quello di luce, in quanto si può modificare come si desidera, pensate. Questo è il primo corpo che si attiva dopo la morte, dice Ra, è il creatore di forma, ok? Quello a cui gli egizi si riferivano a come Ka. Questo corpo rimane finché viene guadagnata comprensione dal complesso mente-corpo-spirito, quindi viene attivato un corpo di un altro raggio, per esempio quello verde. Questo corpo indaco, essendo energia intelligente, Ra, a proposito di questo corpo, dice che è in grado di offrire alla morte recente, come la chiamiamo noi, una prospettiva dell'anima, e cioè un posto da quale vedere le esperienze manifestate di recente. Praticamente ciò che intende dire Ra è questo, che in questo corpo indaco, ok, noi attraverso questo corpo indaco possiamo vedere le esperienze, ok? Una volta che abbiamo finito un viaggio, ok, che facciamo la transizione, che passiamo dallo spazio-tempo al tempo-spazio, cosa succede? La cosiddetta transazione, la morte, qui. Okay? Prima di incarnarci usiamo questo corpo per vedere una specie di film, per dirla così, di quello che ci è successo in questa incarnazione, per esempio, ok? Quindi ci viene offerta, ci viene data la possibilità di vedere la nostra incarnazione dall'inizio alla fine, ok? Come una specie di rivisitazione oppure una specie di film, giusto? Più o meno. Dopodiché si sceglie con il sé superiore che parti non abbiamo capito, non abbiamo guarito, qual era stato il nostro proposito e quindi si lavora su quelle, si progetta, ok, con il nostro sé superiore un altro viaggio, un'altra incarnazione in base a questo. Adesso di queste energie che praticamente, come sapete già, la terra ha cambiato la convergenza armonica nel 1987, sì, e dal 2012, come ci dicerà, siamo entrati nella quarta densità vibrazionale. Quindi cosa succede? Le energie sono in continuo movimento, ok? Siamo continuamente, ci stiamo avvicinando sempre di più verso la luce. Il nostro corpo sta continuamente cambiando. Quello che abbiamo visto finora non ci sarà più. Ci sarà qualcosa di meglio, qualcosa sempre meglio, anche se in apparenza non sembrerebbe
Stiamo andando verso qualcosa di splendido, di meraviglioso. Pensate che adesso inizieranno a nascere i bambini quantici. Fra poco inizieranno a ricordarsi le vite passate. Inizieranno a dirci cose. Ci sono già nati in questo preciso momento, bambini che sono fra un po'. Questi bambini scopriranno cose incredibili. Questi bambini aiuteranno tantissimo le vibrazioni, la vibrazione della nostra terra aiuterà tantissimo ad alzare, la frequenza vibrazionale del nostro pianeta. E comunque saranno quelli che scopriranno nuovi modi, nuove energie, nuove tecnologie. Insomma, tutto sta andando verso il meglio, ok? Verso l'unità, verso una tecnologia molto più avanzata, ok? Ora andiamo a parlare del corpo del raggio viola, ok? Che Ra dice che possiamo chiamarlo anche il corpo di Buddha, oppure col corpo che è completo. In esso si trova il senso dell'interezza. Ed è estremamente vicino all'unità con tutto ciò che è. Questo può essere visto, manifestato da un senso della natura sacra, delle creazioni di ogni giorno e delle attività. E questi sono i sette corpi. Ok, un'altra cosa molto importante da sapere prima di concludere questo video, volevo parlarvi di Ra e del fatto che comunque lui è un membro della Confederazione dei Pianeti al servizio dell'Infinito Creatore. Ra ci dice che ci sono approssimativamente 53 civiltà, comprendendo approssimativamente 500 complessi di coscienze planetarie in questa confederazione. Ra dice che questa confederazione contiene quello del nostro pianeta che hanno raggiunto dimensioni oltre la nostra terza. Contiene entità planetarie nel nostro sistema solare ed entità planetarie di altre galassie e di altri sistemi solari. È una vera confederazione in cui i membri sono uguali, ma alleati nel servizio secondo la legge dell'uno. Non sono uguali nel senso della forma, ok? Sono uguali nel pensiero. Pensate che più in basso della confederazione c'è il Consiglio di Saturno, di cui ci parlerà, che sono rappresentanti della Confederazione ed è anche con loro, a questi livelli vibratori dei nostri piani interni, che hanno la responsabilità della nostra terza densità. I nomi non sono importanti, dice Ra, perché non ci sono nomi. Il concetto del nome non fa parte del Consiglio. Se i nomi vengono richiesti, dice Ra, li cercheremo. Beh, comunque non tutti hanno scelto nomi. Per quanto riguarda il consiglio, sono 24 entità che offrono i servizi come richiesti e sono chiamati i guardiani. Questi guardiani, praticamente, ha detto da Ra, questi guardiani cosa fanno? Controllano la distorsione del libero arbitrio del complesso mente, corpo, spirito della terza densità della Terra. Gli eventi che hanno richiesto l'attivazione della quarantena, ok, stavano interferendo con la distorsione del libero arbitrio della nostra gente. Praticamente, cosa è successo? Questi guardiani controllano continuamente che non sia superata la quarantena, e cioè quella barriera energetica, ok, che c'è intorno alla Terra. Quindi
Oltre a stare attenti a questa barriera energetica, i guardiani controllano se, come dire, se le entità orientate negativamente, come dire, osservano il libero arbitrio della Terra, ovvero la quarantena. E quindi è necessario per, come dire, bilanciare tutte queste energie. Il bilanciamento permette un influsso positivo e negativo equilibrato. Era ci dice che nella nostra particolare sfera planetaria, cioè sulla Terra, è necessario meno informazione, stimolo negativo rispetto al positivo per una parte di orientamento negativo della distorsione del nostro complesso sociale. Ok? In questo modo il libero arbitrio totale è bilanciato in modo che gli individui possano avere una uguale opportunità di scegliere il servizio agli altri o il servizio al sé. Quindi questa è una profonda rivelazione, credo, del libero arbitrio. Ok? Un'altra cosa che mi è rimasto impresso da Ra quando gli è stato chiesto da Don come le forze della luce e le forze negative della separazione si combattevano. Ha detto che in una guerra di pensiero il negativo si consuma attraverso il fallimento, pensate, nel manipolare il positivo. E il positivo si consuma attraverso il fallimento nell'accettare ciò che viene dato dal negativo. E cioè l'energia di accettazione e amore dovrebbe essere tale da portare ad amare coloro che desiderano manipolare fino a circondarli e ingolfarli, trasformate dalle energie positive. In questo comunque, essendo una battaglia tra uguali, ok, la Confederazione consapevole di non poter su livelli uguali permettersi di essere manipolata, quindi per essere negativa, sebbene pura, non avrebbe alcuna conseguenza, essendo stata messa dalle cosiddette potenze dell'oscurità sotto i taloni. Come diremmo noi, comunque, Ra dice che coloro che affrontano queste guerre di pensiero devono essere difensivi piuttosto che accettare in modo da preservare il loro utile servizio agli altri, ovvero non possono pienamente accettare quello che il gruppo di Orione, cioè quelli orientati negativamente, desidera dare, perché sarebbe schiavizzazione. Parte della polarità viene persa durante questa frizione ed entrambe le parti devono raggrupparsi ed è questo il lavoro più difficile della Confederazione, dice Ra, perché sono solo quattro entità planetarie alla volta possono prendere parte a questo conflitto. Ed è molto interessante, come avete notato, tutto ciò che dicerà a proposito della Confederazione o dei Guardiani della Galassia. Come naturalmente tutto il materiale dirà, è molto piacevole scoprire cose nuove. Allora io mi fermerei qui, vi aspetto con il prossimo video, vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti e grazie mille. Ciao.